25esimo 0-0 il Napoli con Zelinski, l'iniziativa di Di Lorenzo, il cross all'interno dell'area di rigore, ma Spadoni, la grande respinta di Milinkovic Savic che salva la propria porta dalla capitolazione. Stava già esultando Raspadori, che ha colpito di prima intenzione in diagonale cercando l'angolo alla destra del portiere serbo, ma non è finita, il tentativo ancora di Di Lorenzo servito da Politano, in qualche modo adesso Gigi riesce a mettere il pallone oltre la linea di fondo. Vorrebbero un cartellino giallo per simulazione di fallo nei confronti di Raspadori, il più vivace a protestare proprio Milinkovic Savic, che dice qualcosa proprio a Raspadori. Raspadori si avvicina, l'arbitro è attorniato dai giocatori del Torino. Raspadori e Milinkovic Savic, non c'è stato contatto perché Milinkovic Savic, nel momento in cui ha chiuso lo specchio della porta, ha evitato, togliendo proprio le braccia, ogni tipo di contatto nei confronti di Raspadori. Fallo di fondo, dice il direttore di gara, e non posizione irregolare dell'attaccante del Napoli, che quindi si trovava in gioco. Poi il pallone stesso è stato portato dall'ex Sassuolo oltre la linea di fondo e c'è stato questo parapiglia, proprio perché è finito a terra Raspadori senza essere stato toccato dal portiere della formazione di casa, che è già pronto al rinvio. Tutto questo quando è andato via il primo quarto di gara. 26esimo minuto, ancora senza reti allo Stadio Olimpico Grande Torino, 0-0 Udine. Esce il Napoli, Cagliuste per Raspadori, pronta alla conclusione, pallone sul fondo a sfiorare l'esterno della rete, era sul palo di competenza Milinkovic Savic, un Napoli che in velocità adesso negli ultimi 5 minuti sta costruendo qualcosa di buono, e soprattutto è Raspadori che prova a dettare il passaggio ai compagni. Lo ha visto e l'ha servito molto bene tra l'altro Cagliuste, rimessa che è affidata proprio al lungo destro, presumiamo proprio di Milinkovic Savic, completo nero per lui, a cercare l'uomo più lontano che è Zapata, prova a prendere tempo e pallone. Di Lorenzo però è fortunato nel rimpallo, allontana per un attimo la minaccia, poi c'è fallo proprio su Raspadori. 27 minuti e 48 secondi, Torino 0 Napoli 0, ritorniamo a Udine. Battere a rete nonostante la presenza di Zapata, il cross adesso interno dell'area di rigore, il pallone dalle parti dell'attaccante che mette il pallone alle spalle del portiere avversario, ultimo tocco di Sanabria, in vantaggio c'è il Toro che in mischia è riuscito a servire Sanabria, un pallone che si è allungato il paraguayano verso sinistra, ha battuto poi in controtempo il portiere avversario, porta alla nostra sinistra, quella vicina alla curva Maradona, il Toro è in vantaggio al 43esimo, un'azione nata da un calcio di punizione da sinistra, il tocco da parte di Zapata, pallone che è schizzato, probabilmente anche giocato per un attimo da un difensore del Napoli verso Sanabria che in diagonale, punizione battuta da Ilić, a vuoto Vlasic in qualche modo sul corpo di Zapata, traiettoria prolungata verso Sanabria che si è portato di sinistro con il ginocchio, c'è parso il pallone in profondità, una volta controllato il pallone stesso è riuscito a mantenersi in equilibrio e a battere in diagonale il portiere avversario, porta alla nostra sinistra, dicevamo quella vicina alla curva Maradona, al 44esimo minuto il Toro è in vantaggio, Torino 1 Napoli. Conduce il Toro per una rete a zero, cartellino rosso via VAR diretto per Mazzocchi e formazione granata in avanti. Vlasic, tiro, gol! Bellissimo il gol di Vlasic, non ci arriva Gollini. 2-0 al settimo del secondo tempo da fermo. Vlasic ha lasciato partire un diagonale da pochi metri fuori dall'area di rigore che ha sorpreso Gollini. Gollini che probabilmente ha anche visto il partire il tiro con una frazione di secondo di ritardo. Raddoppio del Torino, gran bel gol di Vlasic, Vlasic che di destro ha battuto il portiere avversario, per Vlasic si tratta della seconda rete in campionato a 2 mesi di distanza dall'unica marcatura contro il Sassuolo, pallone che è anche rimbalzato davanti al portiere rendendo vano ogni tentativo di parata, ma grande giocata di Vlasic che si è coordinato per una battuta di destro che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Torino 2 Napoli 0 dopo la rete di Sanabria al 43esimo minuto, al settimo del secondo tempo il raddoppio griffato Vlasic, nuovamente Udine. Questa volta da Pellegrini in modo regolare con la Lazio sulla corsia di sinistra che riparte da Rovella in mezzo per Guendouzi, cerchio di metà campo. Buongiorno, ti chiedo scusa per il 3-0 del Torino, stacco imperioso, 21esimo minuto su palla proveniente da calcio d'angolo, colpo di testa vincente di Buongiorno, Torino 3 Napoli 0, nuovamente a te. Mezzo il colpo di testa. Scusa Sebastiano, solo per il finale Torino batte Napoli 3-0 Udine.